Pronto, Peppino? Peppe, sono Mario Barris. Noi ti stiamo prendendo per televisione in un bar. E Anita e compagni miei. Invece fai scelto che lisci mi dai il caramello, i fazzolottini. Ma che facci con cose di soldi, allora che dici? Ma cosa hai soldi? Vai Peppi, va! Falle rimanere che ho capito! Ma polvere magica? Va bene? Va bene, 10 euro. E che d'accatto, il caramello che hai detto? Di più? E facci una cosa di soldi di più! Vai Peppi, va! Polvere magica? Va bene? Va bene, una cartuscella un po' più pesante! Esagerato, una cosa ci provo. Ma avanti, originale, guarda! Vabbè, falli sbalordi! Guarda come le fa vedere, guarda! Che vuoi? Falli una carta ci grossa! Ancora! Va bene? Guarda, rosso, Peppino! Guarda bene, guarda l'acqua che non passa attraverso il foglio, guarda! Ma si grossa! Guarda, voilà! Oi, a valletta tu, se ne chiedi che sordi! Qui, qui, ferma! No, non è vero, non ho preso niente, giuro! Non ho già via niente! Io devo scendere giù le scale, già stavo in macchina! Non è vero! Per una mano che c'era un amico mio giù che fai qua, ti ho giurato, l'ha bloccato! Era una parecchia! A proposito, sei bloccato! Hanno preso un ragazzo con dell'eroina che correva. L'hanno bloccata nel traffico. L'hanno preso. Come hanno? Era bloccato nel traffico, lui l'hanno bloccato nel traffico. Visto nel traffico. Ah, nel traffico! Hai capito? E nel traffico è stato bloccato. No, non ho capito. Ogni tanto? Sì. No, queste sono cose che poi. Stiamo parlando con Alessia, devi pensare che ce l'abbiamo detto il fatto delle, che lei parla anche un po' napoletano, di alcune cose. Parla napoletano. Italiano. Io speak napoletano, lei speak ucraino. Lei speak. Di qualche parola. Per esempio, guarda. Allora, letto come si dice letto? Letto si dice cavalli. Cavalli. Tu hai cattato un'idea. Allora dice, quando vogliamo un carico, è strano, è così, guarda. Prese, moto come si dice? Moto si dice moto zicca. Esatto, la mangiata l'auto rimane. Chi prese... la moto dice sempre, non si guarda moto. Allora invece moto zicca. Moto zicca, quando dice moto zicca. È bocca, come dice bocca? E bocca si dice rotto. Vuoi dare un bacio? Rotto. Rotto a me. Poi per esempio, tu prendi una cosa che è comoda, che serve a noi per velocizzare a camminare, invece ovviamente parliamo della bicicletta. La bici come si dice la bicicletta? Me la sappiedo. Tu come la bicicletta? Cazzo bicicletta la sappeda. Una bicicletta che non è una bicicletta cinese, che non si può con i blu sverde, no? Bici, è incredibile perché poi sono cose, guardi, eppure sa perché poi la parola è quasi napoletana. Quindi bici si dice un ucraino. No, dove sei? Vedi, c'è anche il capire più. Ma che c'è il trapino, che c'è? Scusi, Pino, proprio non fai parrucca, dice c'è capelli biondi, che significa? Vabbè, ma lei sono. E se te ne russi? Andate i capelli rossi, vabbè, comunque ci sono anche altre domande. Ah, ma pensi, non so, ora tu una casa, ecco, villetta. Billetta. Come si dice? Billetta si dice Dim. Billetta, come si dice? Dim. Come si dice billetta? Dino si dice Dim, io non lo so. Ah, Dim. Dario, tu c'hai un Dim? Sì, io ce l'ho un Dim. Pure tu sei lì, no, non facciamo pubblicità, però guarda, come sono strane queste parole, guarda, effettivamente una villetta, dim, io voglio comprare una villetta, dim, cioè non te ne vai più da là, no, perché la villetta si dice dim, davvero, se poi dici dim, dimmi una cosa, il fotografo, come si dice in ucraino? Fotografo. No, perché fotografo a me mi accompagna sempre un fotografo. Sì, dove? Mi accompagna per le serate, per gli spettacoli. Davide, cosa preferisci?
preferisci qualcosa al bar? No, prende qualcosa? Il caffè è cotto. Il cotto è normale. E tu Pino? Io sono di frutta lungo. Io quasi quasi un caffè macchiato, no zebrato, macchiato. Ma, macchiato. Ma Alessia, cosa preferisci? Io preferisco un caffè sciagherato. Mario? Sì? Avete chiamato? Ammazzo, già staccato. Mario, scusami. Mario, ma io volevo un caffè corto. Ha cominciato con qualche cioccolatino. Ah, grazie, generissimo, fa la vita in barba. Grazie. Allora, grazie. Da me? No, oggi c'è la verità, mostra che il cioccolatino, caffè. Un succo di frutta all'albicocca. No, è frutto all'albicocca. Alla mela. Sono frutto. A mirtilli. Ai frutti di bosco. Vabbè, ma è meglio che la giuro proprio, non è la mia. Mario, però vi dovete un po' aggiornare. Potresti anche investire per questo bar. Ma io ho già investito, Certo. No, è simpatico questo. Molto simpatico. Adesso... Che vediamo? Qualche altro gioco? Che ci fai vedere? Qualche altro gioco? Che ci fai vedere? Non volevo venire con lo Pietro, però non volevo che gioco. Vediamo un gioco veramente bello che faccio oltrepassare da qui al dietro una spada attraverso una ragazza. Sinceramente ho iniziato che un amico mio mi incontrò dopo un lungo tempo e disse sei troppo bravo, come fai a fare? Io dovrei imparare anche a fare queste cose. E pensate che oggi io sono maestro insieme. Ma c'è da imparare un amico che c'è una serata come te, come Marianna. Allora adesso facciamo le serate qualche giochino che mi ha fatto di cima. Insegnate il nostro maestro Pino Caputo. Non si vede. Dai, ma io voglio dirti, ma tu da grande sì. Ti hanno mai detto che cosa vorresti fare da grande? Guarda, se non avrei fatto questo lavoro sicuramente lo butta fuori. Io sarò ma così grosso, bunga da bunga, riesci a fare Sicurezza. Marianna, ma ecco, tu tieni presente che Marianna ovviamente è una ragazza veramente molta ma molto bella. Io devo dire una cosa su Marianna, parlando di stare sul mio catalogo anche l'immagine della Talcavelli che oggi fa compagnia alla nostra Alessia, che è anche l'immagine della Talcavelli. Ma parlando della Talcavelli, voi vedete la mia pubblicità? Vediamo. Andiamo.